Vediamo, ecco il suono, ecco il suono. Vediamo. Oddio. Ciao Serena, che bello vederti e sentirti la mattina. E ciao Maurizio, come stai? È impossibile ricordare il rapporto che avevi con mio padre, Mauri. Di te papà diceva sempre che eri un cavallo di razza che doveva soltanto essere domato e che avresti fatto un sacco di strada. Cioè, hai ragione. A proposito di dediche, perché non dedichiamo al pubblico l'aneddoto di quando vi siete conosciuti? Ti ricorda niente questa? L'aneddoto di quando vi siete conosciuti dei tre caffè. Serena, anche di te ho un ricordo bellissimo. Era il 2008 e passammo mezza giornata in sala d'incisione, io, te, papà Lando e il maestro Armando Trovaioli. Quando avete duettato su quella canzone meravigliosa Ti presento Roma mia, che ricordi. Vi saluto e, come avrebbe detto Lando, vi abbracci. M'hai fatto commuovere, perché sei identica a papà. Io lo chiamo Landino, Francesco, pensa un po', lo chiamo Landino. Eh sì, il figlio di Lando Fiorini, Francesco Fiorini. Puff è stata... Grazie per questa dedica. Che ci racconti di questo aneddoto, Maurizio? Sì, il Puff è stato il mio primo gradino. Io volevo fare il comico. Venivo dal teatro classico, ma insomma mi stava un po' male addosso. E volevo far comico. Quale migliore occasione di questa possibilità? Sai, Bagaglino, prima il Puff, Bagaglino, poi quello che ho fatto io, poi Chansone, poi infine il Sistina. E ti dico che io una volta stavo a un doppiaggio, a doppiare un film del maestro Corbucci, Bruno, che poi è diventato un amico fraterno, e io durante i turni di doppiaggio, sempre indisciplinato, come ridevo, scherzavo, non prendevo sul serio, mi conoscevano un po' tutti, alla mattina dice quella, e vedevo che quel Corbucci, che stava dietro al vetro, al doppiaggio, rideva. Allora veniamo, come ti chiama? Mattioli, Maurizio Mattioli, bravo. Chiama davanti a me Fiorini, dalla sala del fonico, e mi dice: Pau, qui c'è sta uno che fa ride, perché Bruno gli dava una mano, perché era anche autore Bruno lì, gli dava una mano per scegliere gli attori. C'è uno che fa ride. Uno che fa ride, così, ha messa così. E finisce là. Dopo 3-4 giorni mi arriva una telefonata. Pronto? Lando? Era Lando. Per lui si arriva sempre a voce quando qua. Sono Lando Fiorini. Te volevo dire. Ma ha detto Corbucci che fai ride. E dico, grazie, io non ci capivo più niente, perché non pensavo mai che saperasse quelle cose. Te vedresti a pian caffè al Puff, dico, ma che stai scherzando, fa conto il che sto là. Il Puff, che era il suo locale storico. Vado al Puff e, vabbè, molto ho visto, sì, mi ha detto Bruno, te faccio sapere, ma più chiamato. L'anno dopo, esattamente nello stesso periodo, lui chiamava verso settembre per formare la compagnia. No? Certo. Per la stagione. Ma sono Lando Fiorini, te presti a pian caffè al Puff? Dico, Lando, ci mancherebbe altro, ma volentieri. Vado al Puff, vabbè, niente, perché mi devo convincere, vabbè, te faccio sapere. E non mi chiama un'altra volta. Dico, che stai? L'anno dopo, il terzo anno, sono Lando Fiorini, te presti a pian caffè al Puff? Dico, Lando, scusa, ma tutti questi caffè ci faranno male a noi, abbi pazienza. Quindi sti tre caffè, quell'anno preso. Al terzo caffè mi ha preso. Ah, ce ne volevano tre, vedi? E lì cominciò, diciamo, piano piano, la scalata alla comicità romana, al cabaret romano. Sì. E lì ho cominciato. Nando mi ha insegnato un sacco di cose, nel suo modo anche spesso burbero, molto duro, di amministrare, di insegnare comunque 3-4 cose importanti. Per esempio, io una sera... contento, preso in un risatone, mi ricordo. Eccolo, poco Lando. Poco dopo il debello mio, poco dopo il debutto, presi un risatone e rimasi, e chissà, aspettavo, volevo far comico, figurati. E lui da dietro, bui cazzotti al muro, vai avanti, non ti fermare. E mi insegnò una cosa importante, per primo fu lui a dirmela: quando senti una risata, guai a te se te fermi, vai avanti e falli ridere quella dopo, vai con l'altra battuta. Vedi che bello, ma poi gioiva sul successo dei compagni, dei colleghi, gioiva, era lui, felice, li sosteneva. Guardiamo insieme 100 campane di Lando Fiorini. Ti dava delle possibilità, se ce l'avevi, se ce l'avevi. Non me lo di stanotte. Ah, che hai stregato per il cuore, la verità.
stanno a dire no. Ma tu, amore mio, si mai lasciato ancora, non lo di. No, non lo di, non parlare, sei una donna o una strega. Che meraviglia, che talento, che bravura. Ma invitiamo qui dal subito. Zero, dal nulla. Aprì un localino lui che si chiamava il Puff, cioè in via dei Salumi, c'erano le case, le panche così. Village. Cominciò lì nei fine anni 60, insomma, e piano piano, proprio mattone su mattone, ha creato quella cosa meravigliosa che è il Puff. Che faceva i pieni tutte le sere. Tutte le sere ha ospitato tutti gli artisti e tanti sono usciti dal Puff, ma invitiamo.